Benvenuti, benvenuti a tutti nel mio canale, in questo mio nuovo video di presentazione. So che per alcuni può sembrare assurdo, se non strano, perché ormai sono 2 anni che questo canale è attivo, però mi ero prefissato di modificare quello che era il vecchio video di presentazione che gira ormai dalla notte dei tempi, in cui ci sono delle inesattezze e quindi è giusto aggiornarlo. Io sono Vittore, alias RastoJV, qui su YouTube. Ho aperto questo canale da 2 anni circa, più o meno, e gestisco sia questo canale che il canale Yoda J. In questo spazio porto quello che è la mia juventinità, l'amore e la passione che nutro verso un simbolo, diciamo così, che non è solo una squadra di calcio, ma è un modo anche di vivere. Non mi definisco assolutamente uno YouTuber, più un creatore di contenuti, appassionato di informatica, tanto da essere appunto un informatico e amante ovviamente della Juve, che da qualche tempo quindi ha deciso, circa da 3 anni o 4, non solo di commentare quelli che erano già i video di altri youtuber legati al mondo della Juventus, ma di mettersi anche davanti alla telecamera. Porto approfondimenti, commenti, rubriche e nel contempo anche le interviste pre e post gara, così come le conferenze pre e post gara in live e non solo, insomma tutto quello che ruota attorno alla mia squadra del cuore. Oltre alla Juve e al calcio, porto sporadicamente anche altri argomenti legati all'informatica e al sociale e curo alcune rubriche come Ecke Cult, una recensione di quello che considero il miglior periodo in assoluto, ovvero gli anni 80 e 90 a livello cinematografico e anche come serie TV e anche come personaggi. Oppure la rubrica Internos, che è una sorta di intervista fotografica di altri miei colleghi youtuber. Ovviamente nel mio canale sono tutti bene accetti, juventini e non, quindi tifosi di altre squadre, purché ci sia rispetto e educazione, poiché sono fortemente convinto che il confronto costruttivo arricchisca culturalmente entrambe le parti, ovviamente a certe condizioni. Infatti io cerco di rispondere a tutti quelli che nel bene o nel male interagiscono con i miei video, poiché se hanno speso qualche secondo o qualche minuto per dirmi la propria opinione, il minimo per poterli ringraziare è rispondere ai loro commenti. Ovviamente faccio il possibile per rispondere a tutti, ma in certi contenuti magari potrebbe anche sfuggirmi qualche commento, ma direi che al 90% copro tutti i commenti. Ho già portato in passato sul mio canale importanti e autorevoli personaggi come Franco Lenetti e Marcello Chirico, giornalisti di fede juventina, amati e apprezzati da tutto il popolo bianconero, ma mi impegnerò ancora di più affinché possano non essere i soli con cui confrontarsi e dar modo non solo a me ma anche a voi, i miei iscritti, di poter interagire con delle domande che ovviamente durante la live io genererò ai miei graditissimi ospiti. In questo periodo ho consolidato alleanze preesistenti con altri youtuber legate di nuove, ma cercherò all'occorrenza di allargare quelle che sono appunto le mie conoscenze affinché si possa avere un confronto di idee a larghe vedute. Oltre a questo canale ho un altro canale, Yoda J, sempre legato al mondo Juve, e un altro canale, Vittore, che è un po' più legato all'informatica e al sociale. Ed inoltre vari profili anche sugli altri social come Facebook, come Instagram, come TikTok. Oltretutto anche su WhatsApp ho un gruppo, diciamo così, di fedelissimi, di miei iscritti che hanno aderito volontariamente a partecipare a questo gruppo in cui ci relaziona in tempo reale. Ed infine, visto che WhatsApp ha dato questa possibilità di recente, ho creato anche un canale su WhatsApp. Tutte le info, tutte quelle che sono i miei riferimenti per potermi contattare, per poter comunque interagire con me, le trovate tutte nella descrizione di questo video. Come si può notare, il mio impegno è assolutamente massimo e cercherò di essere il più costante possibile, nonostante sia un impegno gravoso e non poco, poiché come ho già detto questo non è l'unico mio canale e non campando assolutamente su YouTube non posso esimermi dai miei impegni lavorativi e familiari.
L'obolo che tocca a voi è del tutto gratuito e non contiene olio di palma, diciamo così, ovvero iscriversi al canale per supportarlo in tutte le sue attività, in tutte le sue rubriche, in tutte quelle che sono gli approfondimenti che porto, e attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi contenuti, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live. Penso di aver detto tutto, in attesa del prossimo aggiornamento di quello che sarà appunto questo video di presentazione, io vi saluto, vi ringrazio e fino alla fine, sempre sole, nonostante tutto, forza Juve!